Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo momento siamo a Kalos. Abbiamo sconfitto negli scorsi episodi la prima capopalestra, ovvero Violetta. Siamo poi andati nella Reggia Aurea a incontrare la principessa e a prendere il Pokéflauto per poter svegliare uno Snorlax che era proprio qui a bloccare il passaggio. L'abbiamo svegliato, l'abbiamo catturato, gli abbiamo rubato gli avanzi ed ora siamo pronti per proseguire lungo il percorso 7. Eccoci qui. Abbiamo già battuto alcuni allenatori, tipo lei appunto, nello scorso episodio, ma solamente così per approcciare un po' questo percorso, e avevamo guardato un po' i Pokémon selvatici di questo percorso, avevamo trovato Sprizzy e Swirlix in particolare, ed ora tocca proseguire. Io vi ricordo come al solito di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi in generale di Pokémon Fire Ash, in generale di Pokémon X e Y su cui è basata questa parte di gioco, e su questa specifica parte, quindi questa parte appunto dopo lo Snorlax, se vi piacciono gli episodi dell'anime che sono dopo quella parte. Quindi andiamo, la nostra squadra nel frattempo vi faccio vedere che è composta da Frogadier, Fletchinder, Swadron, non contatelo, e Pikachu. Per adesso sono questi tre. Questi invece sono Pokémon che abbiamo catturato ma che dovremmo lasciare nel box, oppure Pokémon che ci stiamo portando dietro per fargli salire l'amicizia, per poi farli evolvere e lasciarli nel box. A questo punto dai, continuiamo, questa lotta in doppio non l'avevamo fatta, quindi facciamola. The Battle Chateau is cool, it is so much better than school. Attenzione. Even being here, it makes me smile ear to ear. Attenzione, questi qui vogliono proprio andare a questo Battle Chateau, dicono che è meglio della scuola, dicono che lo fa sorridere da orecchio a orecchio. E questi due hanno Fletchling e Fletchinder. Ok, noi andremo di Water Pulse su Fletchinder e Acrobatics su Fletchling. Ecco fatto, super efficace. E Acrobatics dovrebbe shottare il povero Fletchling. Perfetto. E abbiamo battuto Nico e Chester. Non male, cool. Assolutamente, perdere è proprio cool. Tu mi fai entrare in questo Battle Chateau oppure no? No, è attualmente chiuso il Battle Chateau, ci dice. Prendi questo per come anticipazione. Come anticipo. E ci dà una silver powder che non fa mai male. Qui abbiamo uno strumento da prenderci, ovvero un PP up e un Pokémon selvatico. Vediamo chi salta fuori. Oddio, Malamar, ma è bellissimo. Catturiamolo. Andiamo di Quick Ball. Ecco, Inkey e Malamar, questa linea evolutiva della sesta generazione, devo dire che mi piace parecchio. Carino anche il fatto che per evolvere su Nintendo DS tu dovessi girare il Nintendo DS mentre saliva di livello, carina quella cosa, girarlo al contrario. Mentre qui, se volete far evolvere Inkey, vi basta farlo salire di livello, si evolve intorno al livello 30. Ok, altro Pokémon selvatico subito dopo, ci stanno prendendo un po' troppo gusto, ed è un altro Malamar. Va bene, fuga, grazie. E andiamo un po' a sfidare anche questa ragazza, vediamo con chi la vogliamo sfidare, con Frogadier, direi che va benissimo. Salve. Buy my art, please. Questa cerca di farci comprare la sua arte. Mona si chiama. È proprio una mona sta qua. Allora, Smeargle. Come al solito tutti i vari pittori hanno Smeargle. Speriamo di shottarlo con un colpo e che non faccia Sketch. Ecco appunto, perché Sketch produce questo effetto qui. Niente di che in realtà, cioè alla fine fa questa mossa e evidentemente non è stata programmata bene all'interno del gioco. Il gioco non crasha, non ha alcun problema. Semplicemente prova ad usare Sketch e non ce la fa. Altro Smeargle. Userà di nuovo Sketch? Vediamo, eh. Water Pulse, magari con un rollino un po' più alto riusciamo a shottarlo. Esatto, esattamente. Perfetto. I'm so broke, poverina. I just need one good job to get me going. È quello che dicono tanti artisti all'inizio della loro carriera, no? Gli serve solamente un lavoro davvero buono per poi iniziare tutto. E siamo arrivati al percorso 8. Allora, andiamo qui e prendiamoci questo strumento. Una Heart Scale. Poi, qua bisogna iniziare a scendere, eh? Bisogna iniziare a buttarsi giù dalle staccionate senza rimorso. Facciamo così, prima andiamo di qui allora. Ok, qua abbiamo due scelte. Andare di qui a prendere quello strumento. Prendiamo questo strumento, dai. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Waterstone. O bisogna per forza scendere di qui. No, mi sa che abbiamo saltato un po' troppa roba. Neanche in qualche modo si può tornare su e rifare la strada. Beh, ovviamente col teletrasporto poi si potrà fare, però. Neanche c'è una cosa
che si può fare all'interno del percorso stesso. Qui abbiamo un nuotatore, andiamo a sfidarlo. Lovely day for a swim. Una giornata adorabile per nuotare. Riss si chiama questo, non avevo mai sentito il nome Riss, credo. Scritto così, peraltro. Allora, water pulse su Pancham, tipo lotta lui, eh. Andiamo poi di qui che attacca. Perfetto, poi Skiddo. Skiddo invece è di tipo erba, quindi mandiamo il buon Fletchinder, che è perfetto contro i tipi erba. E andiamo di acrobazia. Fletchinder è davvero fortissimo, ragazzi. Forte, forte, forte. Goldeen invece rimandiamo Frogadier. E andiamo di attacco rapido, anzi water pulse, che gli farà comunque più male di attacco rapido. Vediamo, vediamo se la mia teoria era corretta. Proviamo con attacco rapido ora. Sì, gli fai più male con... credo che tu gli faccia più danno con water pulse rispetto ad attacco rapido. Siamo lì, più o meno siamo lì. Però mi sa che comunque gli fai più danno. E abbiamo sconfitto anche Riss. Ok, andrà a nuotare presto. Contento lui. Qui abbiamo un'altra allenatrice che fa la guardia di uno strumento. I hear they are giving away fossils somewhere close. Attenzione! Riceveremo quindi fossili tra poco di questa regione? Oppure questa ci sta dicendo una cavolata, la buona Genevieve. Tra l'altro bellissimo nome, Genevieve. Andiamo con Water Pulse. Di nuovo, non è molto efficace, ma secondo me gli facciamo più danno con Water Pulse. Vediamo, poi attacco rapido. Sì, gli facciamo più danno con Water Pulse di nuovo. Di poco, però glielo facciamo. Perfetto, livello 23 per Frogadier. Vorrebbe imparare Round. Vediamo un po' che mossa è. Ok, speciale, quindi ottima. Ok, Baraonda dovrebbe essere questa. No, no, forse non Baraonda. Forse non è Baraonda questa. Ditemelo nei commenti in caso qual è la traduzione corretta per Round. Io gli tolgo doppio team nel frattempo. Ed ora Tentacool, lasciamo Frogadier e proviamolo proprio adesso Round. No, forse Baraonda, sì. Vedendo anche l'animazione può darsi che sia Baraonda tranquillamente. Però Baraonda mica ti loccava sulla stessa mossa? Non ti loccava su Baraonda? A quanto pare no. Allora, contro altri Tentacool direi di mandare Pikachu. Non perché mi serva davvero, ma per, diciamo, velocizzare un po' la lotta, Altrimenti qua... andiamo di Electro Ball. Poi tecnicamente converrebbe mandare ogni tanto Pikachu anche per non far prendere troppa esperienza agli altri Pokémon. Perché per adesso hanno solo due di Kalos, ovvero Fletchinder e Frogadier. E se faccio prendere tutta l'esperienza loro, diventano un po' troppo forti. Se invece ne do un po' anche a Pikachu... è un po' meglio, diciamo, è anche meglio. Cool battle, grazie. Prendiamo questo strumento che è una perla. Ottimo, e volendo sì, potremmo tornare qui e rifare la parte del percorso, cosa che faremo, effettivamente. Però andiamo a prendere prima lui. None shall pass, nessuno passerà. Questo si crede un po' Gandalf, effettivamente. Black Belt Kadok, avrebbe dovuto chiamarlo Gandalf. Tu non puoi passare! Allora, pensavo avesse dei Pokémon di tipo lotta, la verità, invece ha uno Skiplum. Mandiamo Fletchinder. Periwind ha fatto pochissimo male, ed era pure un colpo critico quello. Andiamo di acrobazia. E addio, Skiplum. Madonna, quando questo diventa Talonflame diventa una roba assurda. Svubat. Contro Svubat io rimanderei Frogadier. E andiamo di Hydro Pulsar. Stab, infatti fa malissimo. Forse era anche un colpo critico, ho letto bene. Intanto andiamo di attacco rapido. E addio Svubat. Livello 24 per il nostro Frogadier. E il buon Kadok manda in campo Machop, che si beccherà un altro Hydro Pulsar. Ho sbagliato, volevo fare Hydro Pulsar. E invece mi ha fatto attacco rapido. Ok, andiamo di Fletchinder, non è un problema.
Go for it, Fletchinder, vai, acrobazia. Perfetto. E abbiamo battuto Kadok. A questo punto prendiamoci un attimo questo strumento, che è una pietrafoglia, ok. E andiamo a vedere se qui sopra arriviamo alla prossima città. Sì, Silage City, che in italiano dovrebbe essere Altoripoli, se non sbaglio. Un nome molto strano, ma penso perché Rupepoli fosse già preso ormai. Vorrei sto cercando il centro Pokémon, eccolo qui. Sempre sulla strada principale, mi raccomando. Per poter curare i miei Pokémon. Ecco fatto. E tornare un attimo sul percorso 8, a concludere per bene quel percorso, perché ci manca una parte, eh. Non facciamo le cose così alla cavolo di cane. Ora noi andiamo qui sotto e ci prendiamo quello che abbiamo lasciato stare andando di qui. Ovvero questo strumento, un HP up, e questa allenatrice. I've gotten lost trying to take every path. E infatti si è persa cercando di prendere tutti i possibili percorsi. Quello che stiamo facendo noi, però non ci siamo persi. Mentre Paulette sì. Oh, Axew. Dite che posso insegnare gelo raggio a Frogadier? Sarebbe molto utile, gelo raggio su Frogadier, che è pure un attaccante speciale. Sarebbe molto interessante. Mantic, mandiamo Fletchinder. Ecco, anche se qui magari avrei potuto mandare Pikachu, però non penso che Mantic o Mantaic, come volete, dia troppi punti esperienza. È tecnicamente un Pokémon baby, credo. Jumpluff, ecco, Jumpluff invece lasciamo Fletchinder. E andiamo di Flame Charge cattivissimi. Però non riusciamo a shottarla. Penso che con Acrobatics forse l'avremmo shottata. Ci ha paralizzati l'infamella, eh. Andiamo di acrobazia. Sì, un genio, cioè ci ha paralizzati e ha provato poi ad avvelenarci. Fantastico. Ok, livello 25 per Fletchinder. E abbiamo sconfitto anche la Puppa Paulette. E a questo punto possiamo tornare felicemente al nostro... alla nostra Altoripoli. Stavo pensando appunto al nome, non mi veniva. Anche se qui forse possiamo sfidare anche lui. Sì, un altro allenatore da sfidare. Sfidiamolo quindi. Fisherman Rodman. Attenzione. Che va nel campo Clowncher. Oh, forse pescando qui non è che potremmo prenderci un Clowncher anche noi? Che dite? Dopo ci proviamo. Vice Grip. Ok. Altro round. E altro round di nuovo. Ah, forse è Cheggia Voce questo. Forse è Cheggia Voce la traduzione, vediamo, eh. Poi io guarderò i vostri commenti, che come avete visto io rispondo sempre a tutti, leggo sempre tutti, quindi non fatevi problemi a commentare, anzi a me fa piacere se voi commentate. Quindi ovviamente leggerò i vostri commenti e vedrò se qualcuno mi ha scritto qual è la traduzione giusta di round. I want 99 repels, please. Questo è uno di quelli che si è rotto le balle del Monte Luna con gli Zubat. È venuto qua e ha detto, cacchio, datemi tutti i repellenti che avete. 99 ne voglio. Ok, a questo punto diamo un'occhiata di qui, giusto per vedere se, se ci sono altri allenatori. Tipo, tu mi sa che non ti ho sfidato. Ok, no, è un tizio normalissimo. Tu? You would think we would have a water gym here, but no, we just get boring rocks. No, poverino. Ci dice che appunto tu penseresti che qui potremmo avere una... potremmo avere una... Madonna, non so più coniugare i verbi, scusatemi. Comunque pensi che qui ci potesse essere una palestra di tipo acqua, invece no, abbiamo solamente rocce noiose. È andata così. Swimming is such a good exercise, ok. Vediamo un po' dove può essere la palestra, mi sa che di qua. Infatti andiamo più avanti ancora nel percorso 10, quindi direi di no. Iniziamo ad esplorare un po' la città allora prima. Salve vecchietto, I will never let my grandkids stay here, they should grow up in a city where the culture is stronger. Attenzione, questo vecchietto non vuole che i suoi nipoti vivano qui, vuole che vivano, che crescano in una città dove la cultura è maggiore, è più grande, è più sviluppata. I've been on a long journey, soon I will discover the meaning of two mega evolution. Attenzione, questo sta per scoprire il significato della mega evoluzione, eh? Attenzione, attenzione, I need to pass this on to someone else. Vorresti Ominous Wind? No, grazie, non voglio impararlo, anche perché nessuno dei miei Pokémon vuole imparare Ominous Wind. Diamo un'occhiata un po' a questa parte. Oh, non è che questo è un allenatore? This path is pretty tough. I try to hike it every day. Ok, questo percorso è molto
impegnativo, cerca di scalarlo tutti i giorni. Tu sei un'allenatrice, nemmeno. Ho una sorpresa per te. Ah, ci danno una lava cookie. Esattamente cosa fa un lava... Forse è un lavo... No, penso sia lavottino in italiano. No, forse è lavottino. Cura tutti i problemi di stato. Sì, dovrebbe essere il lavottino allora. Attenzione, è venuto fuori anche il lavottino a un certo punto del gioco. Interessante. Allora, vediamo un po'. Salve. Grant has this strange rule where he encourages challengers to use their whole team. How confident is that guy? Attenzione, Grant, che dovrebbe essere il capo palestra di questa città, che in italiano credo sia Lino, ci dice appunto che Grant incoraggia i sfidanti ad usare tutto il loro team. Non a fare tipo 1v1, 2v2, ma usa tutta la tua squadra. Qui abbiamo il Game Corner, andiamo a vedere che Pokémon ci danno come premi. Quanti siete qui? Oh no, via, show. Voglio solamente vedere i premi. Allora, tu sei quello dei premi? No. Tu sei quello dei premi? No. Tu sei quello dei premi? No, sei quella della lotteria. Facciamo la lotteria comunque, che non fa mai male. Vediamo un po'. No, niente. Nessun match. Eccolo qui, abbiamo Inkay che abbiamo già catturato. Furfru che immagino si trovi in giro. Gumi che ne... Prenderemo immagino uno più avanti, dato che Ash tecnicamente ha un Goodra a un certo punto. Honedge, che dovrebbe essere la spada, il Pokémon spada. E Carbink, 9999. Spero che tutti questi Pokémon si possano trovare in giro. E qui abbiamo i soliti strumenti, quindi niente di che. Allora, proseguiamo la nostra esplorazione di Altoripoli. Nome davvero strano. Con te abbiamo già parlato, con te anche. Dovremmo aver forse finito allora, quasi finito del tutto, ci mancano giusto queste case. Vediamo un po' chi si trova all'interno. Ci hanno detto anche che davano in giro dei fossili, no? Quindi magari qui. E prendiamo. No, sua moglie l'ha lasciato. Use this to keep two lovers together. Ok, ci dà il Destiny Note. Perfetto, grazie. Ci dice usalo per tenere due innamorati insieme. Quanto è romantico. Allora, oddio romantico, si parlerebbe tipo di coercizione. Hello! Would you like me to groom one of your Pokémon? Attenzione, finalmente abbiamo l'opportunità di aumentare l'amicizia in maniera permanente dei Pokémon. Lei praticamente massaggia i nostri Pokémon e gli fa aumentare di un botto l'amicizia. Questo farà sì che il nostro Swadron ora potrà essere lasciato nel box, vedrete, eh. Lo faccio giusto qualche volta, perché tanto non serve farlo tante volte, per me già 5 basterà. Ora, diamo una caramella rara, così. Per il meme a Swadron. Tanto ne abbiamo un po', giusto? Dovremmo avere un po' di caramelle rare. Dovrebbero essere qui. Rare Candy, se ne abbiamo 21. Vai, Swadron, è tutta tua. Ti evolvi, vero? Eccolo qui che si evolve. Così potremmo lasciarlo in questo episodio nel box. E avere quindi un altro posto libero in squadra. Non che cambi molto in realtà, perché non so quando Ash otterrà un nuovo Pokémon nella sua squadra. Perché ormai mi sa che gli servirà solamente Goodra e... No, non voglio che impari Slash, non mi interessa. Goodra e Noibat, no? O anche qualche altro Pokémon. Forse ne ha un altro a un certo punto. Ixisor, vabbè sì, va bene, al posto di Bugbite. Però non è il focus di questo episodio, Livani. Ti stai prendendo un po' troppo spazio. Ecco, bravo. Sho? Tu forse mi dai fossili? Grant usa Pokémon mai visti prima. Come dovrei vincere io se non conosco nemmeno la battaglia? Mi spiace, caro. Somewhere in town they are giving away free revived fossils. They hit a jackpot and they are promoting the research. Attenzione, quindi da qualche parte in città stanno davvero regalando dei fossili già revitalizzati, tra l'altro. Mi sa che è qui da qualche parte. Vediamo, eh. Ok, ne hanno scoperti talmente tanti di fossili che li stanno regalando. Vorresti Amaura? Certo che sì. Grazie. E mi dai anche l'altro? Resitwell. Ok, forse tu mi dai l'altro? Sì, mi dai l'altro tu. Tyrant, perfetto. Tyrant è il tirannosauro, giusto? Dovrebbe essere lui. Già che siamo qui, guardiamo un'occhiata nel box. Secondo, giusto per vedere questi nuovi Pokémon che abbiamo preso. Sì, eccolo qua. Tyrant era il tirannosauro, ricordavo bene. Bello questo Pokémon. Mentre Amaura è il collo lungo. O Diplodoco. Chiamiamolo un po' come... o Brachiosauro, magari. Molto carino anche lui. Molto, molto bello. A questo punto, già che ci siamo, mettiamo un attimo in ordine i Pokémon che abbiamo catturato. 687. Malamar. E completiamo quindi la linea evolutiva di Inkay.
prima linea evolutiva completata di Kalos. Poi, i fossili, 698. Amaura, quindi 698 andrai qui. Mentre il buon Tyrant sarà il 696, immagino, esattamente. Vieni con me e sei qui. Perfetto. E poi lasciamo invece giù i Pokémon che abbiamo catturato. Quindi Sprizzi, 682. Ovvero qui. E l'altro, che immagino sia vicino a Sprizzi, Swirlix, 684. Sì, molto vicino, praticamente appena dopo. Qua, tac. Perfetto, dovremo poi catturarne altri per farli evolvere. Tecnicamente abbiamo già gli strumenti per farli evolvere. Però, appunto, senza fretta, senza fretta. Proseguiamo. Proseguiamo e concludiamo l'esplorazione di questa città prima di andare poi a battere la palestra a questo punto nel prossimo episodio, dato che siamo già comunque a una ventina di minuti di episodio. My brother and I traveled along for a long time for to find a home like this. Ok, suo fratello e lui hanno viaggiato per parecchio tempo per trovare una casa come questa. To the west is the sea, to the east is a cliff. What a place to live. Infatti, a ovest abbiamo il mare, a est abbiamo la montagna. Che qui non si può entrare, però a questo punto, prima di finire l'episodio, vorrei pescare un attimo col l'amo buono. Vediamo cosa salta fuori col l'amo buono. Perché qui magari potrebbero esserci dei Pokémon nuovi, eh. Abbiamo Corsola, no, Corsola è decisamente un Pokémon vecchio, anche se è molto carino. E ancora più carina la sua variante, se non sbaglio, di Galar dovrebbe essere, quella tipo spettro, e infatti qua abbiamo Clowncher, nuovo Pokémon, non abbiamo ancora preso, e andiamo quindi a tirare una bella Quick Ball. Vediamo se possiamo prenderlo. Beh, direi proprio di sì, non vedo perché Clowncher a livello 12 debba resistere ad una Velox Ball di primo turno. E abbiamo un altro Pokémon nel Pokédex. Water Gun Pokémon, Pokémon pistola d'acqua letteralmente. Andiamo ancora una volta con una bella pescata, perché mi sa che qui si possa trovare un altro Pokémon anche, che non abbiamo ancora. Vediamo se salta fuori subito. No, esce il nuovo Corsola. Vai. Ultimi due tentativi. Se poi non esce niente, amen. Lo farò per i cavoli miei. Però ultimi due tentativi in video. Questo, in cui esce il nuovo Corsola. Niente, ci ha preso gusto Corsola, ad uscire. Vai, ultimo tentativo. Vediamo cosa esce. No, ti viene una Nibble. Dai, dai, dai. Eccolo, eccolo. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. No, di nuovo Clowncher. Peccato, peccato. Fuga. A questo punto però, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Nel prossimo episodio andremo a sfidare la palestra appunto di Lino, qui di Alto Ripoli, e proseguiremo poi la nostra avventura lungo il percorso 10, immagino, da Glacial Sphere. Quindi è tutto, al prossimo video!